In questa sala è stato presentato la prima sala dove il film uscì in programmazione italiana, Ultimo Tango, nel 1972. Quindi il primo sequestro di Ultimo Tango avvenne qui, proprio in questa sala che si chiamava Arcobaleno. Poi ho avuto la Cineteca, è stata presieduta da Giuseppe Bertolucci per 13 anni, dal 97 al 2010, quando la Cineteca è diventata fondazione. Abbiamo fatto alcuni restauri dei film di Bernardo e sono ricordi davvero, davvero indimenticabili. Quando vedemmo per l'ultima volta assieme la coppia lavoro del restauro di Novecento, Bernardo ci commentò inquadratura per inquadratura, sequenza per sequenza, e fu un'esperienza incredibile. Ricordo che Bernardo, ogni volta che presentavamo un suo restauro, invocava la fine di questo lavoro e che invece fossero gli autori a essere restaurati. E ricordo anche una gag sublime quando cercavamo assieme a Tatti Sanguinetti di avere accesso ai suoi archivi, e lui disse a Tatti: ma la volete smettere? Perché io non riesco a capire perché volete frugare nelle mie mutande sporche. E poi Giuseppe aveva dal 2003 il progetto di portare gli archivi della famiglia, quindi quello che era rimasto alla famiglia di Attilio, l'archivio, il suo archivio e l'archivio di Bernardo a Parma. Poi ci furono infinite vicissitudini e però adesso, fra poco, l'approdo sarà definitivo grazie al lavoro della Fondazione Bertolucci, presieduta da Valentina. Questi ritrovamenti sono per noi qualcosa di straordinario. Abbiamo sentito tante volte dalla voce di Giuseppe, di Bernardo, questi film sono perduti, e invece no, invece in realtà esistevano. E devo veramente ringraziare il lavoro di Valentina, che è solo l'inizio. Ecco, la cosa straordinaria è che questo non è un punto d'arrivo, è un inizio. Quindi i materiali che vedrete non sono montati, non sono completi, c'è tutto un lavoro di ricostruzione da fare, ma questi materiali che abbiamo dato per scontato non esistessero, in realtà esistevano. E quindi passo subito la parola a Valentina, la presidente della Fondazione Bertolucci. Grazie. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui, e ringrazio la Cineteca di Bologna, ringrazio Gianluca Farinelli e Cecilia Cenciarelli, che non solo sono straordinari professionalmente, ma mettono un amore, una cura che mi rende molto, molto più forte, molto più sicura. E oggi veramente sono felice e orgogliosa, perché cominciamo a vedere i frutti comunque di un lavoro importante. E ci tengo a dire che la fondazione è nata da pochissimo, perché è nata da neanche 2 anni e mezzo ed è stata creata e fortemente voluta da Claire Peplo, che era, come forse sapete, che è stata la moglie di Bernardo per tantissimi anni, ma è stata anche la sua compagna di vita, è stata una regista, una sceneggiatrice che l'ha sostenuto e l'ha veramente accompagnato anche dal punto di vista artistico. E voglio ricordarla veramente oggi con affetto, perché è mancata proprio 3 anni fa, in questi giorni, e quindi ecco, ci tengo
a salutarla e a dedicare un po' questa giornata a lei. La fondazione adesso si trova a Parma, nella sede dell'ex palazzo della provincia che il comune ci ha dato a disposizione, dove abbiamo ricostruito parte degli ambienti che erano nella casa di Bernardo in via della Lungara, nella casa di Roma, dove lui ha vissuto dagli anni 70, quindi praticamente tutta la vita. È una casa incredibile, piena di tantissimo, di ricordi, di materiali incredibili, e poi di questo vi parlerà meglio Cecilia, perché è stato un percorso lungo. Comunque, da questa casa incredibile, dove però non potevamo rimanere per tanti motivi, primo fra tutti che tutti e tre i Bertolucci, perché questa è una fondazione di comunque dedicata e che si occupa degli archivi di tutti e tre i Bertolucci, anche questo importante passaggio è stato fatto grazie all'impegno della Cineteca e di Fondazione Solaris, quindi siamo riusciti a riunirli tutti e tre. Ecco, ora si trovano appunto a Parma, dove il comune ci ha dato questi spazi e dove rimarremo ancora per un anno e mezzo circa, perché poi ci sarà la sede definitiva, che è in un posto veramente bellissimo, magico, perché di fianco alla Camera di San Paolo, affrescata dal Correggio, che è un luogo proprio bertolucciano, perché Correggio era nel cuore di tutti e tre. Ecco, nell'attesa di avere un museo Bertolucci, perché lì ci sarà un museo Bertolucci e ci sarà l'archivio cartaceo che adesso ha la Cineteca di Bologna e che sta inventariando, digitalizzando e lavorando per renderlo fruibile a tutti, ecco, in questi spazi ci sarà appunto il museo, ci sarà l'archivio, e nel frattempo noi però stiamo già facendo tanti progetti, ne abbiamo fatti tanti in questi due anni. Adesso stiamo preparando un documentario su Bernardo, girato da Luca Guadagnino, che ha già cominciato nei mesi scorsi a girare, a intervistare, e quindi secondo me fra un anno e mezzo più o meno dovrebbe essere pronto. Stiamo preparando una mostra su Prima della Rivoluzione, perché sono i 60 anni quest'anno da un film che è stato un film importantissimo di Bernardo, uno dei film cult di Scorsese, e quindi ci sarà una mostra a Parma, Palazzo Pigorini, e ci sarà la proiezione del film al Teatro Regio, dove è stato in parte girato Prima della Rivoluzione. Prima del film ci sarà anche un convegno su i Bertolucci e il melodramma. In più stiamo preparando insieme a Electa un volume su tutti e tre, un volume che è nella collana di Electa AZ, che è una specie di abbecedario molto, molto bello, molto raffinato, su tutti e tre, che sarà curato da Michele Guerra. Quindi questi sono un po' i progetti imminenti, e poi ce ne sono tanti altri che però non vi sto a raccontare, però questo è per farvi capire che quello che la Fondazione vuole cercare di fare è di mantenere vivo Bernardo, Attilio, Giuseppe, tutti e tre, far capire quale fosse la loro poetica, la loro visione del mondo, che era sempre comunque una visione del mondo molto libera, molto anticonformista, molto proiettata al futuro. Insomma, non vuole essere, la Fondazione non vuole essere qualcosa di solo celebrativo e di autoreferenziale. E quindi ci sarà probabilmente anche, stiamo pensando a un premio per i giovani cineasti, che si chiamerà Dreamers, che tra l'altro abbiamo appena restaurato con la Cineteca. Passo allora, la parola a Cecilia. Buonasera, noi diciamo sull'esperienza di altri archivi, di altri lavori su altri fondi, da Chaplin a Pasolini a Blasetti, in questi anni ci siamo accostati, diciamo, a questo nuovo progetto con un grandissimo senso di responsabilità e di emozione, devo dire. Con il consenso di Valentina abbiamo deciso di mostrarvi alcune immagini della casa di Via della Lungara, perché come spiegavo
spiegava Valentina, è una casa che adesso non c'è più nella, così come la vedete. Quindi abbiamo iniziato un lavoro di sopralluogo insieme ad Elena Correra, che adesso è la responsabile del nostro archivio fotografico, e sopralluogo in varie fasi. Ecco, il primo sopralluogo è avvenuto proprio nell'aprile del 2018, quindi qualche mese prima della scomparsa di Bernardo, che, come ha detto Gianluca, non mancava occasione di dire: ma perché mi archiviate da vivo, perché non mi restaurate? È una frase che abbiamo sentito anche noi. La seconda visita è avvenuta dopo la sua morte, ma veramente pochissimo dopo. Quindi nelle immagini che vedete si vede la sua scrivania, si vede anche questo foglio, questa citazione che aveva davanti alla sua scrivania. C'erano ancora gli occhiali, c'erano ancora delle matite temperate, quindi per noi è stato estremamente emozionante, ma anche molto difficile dover eseguire un lavoro che richiede strumenti, una lucidità che è proprio quello dell'inventario, del primo sopralluogo, ma anche non essere in un certo senso sopraffatte da un'inevitabile emozione. Quindi c'erano i suoi gatti che circolavano ancora sulla scrivania. Abbiamo iniziato questo lavoro, che è un lavoro nelle prime fasi che non permette di come dire, soffermarsi troppo, perché è una prima fotografia dell'esistente, quindi di quello che è l'archivio. I primi che hanno teorizzato il lavoro sugli archivi, che sono stati francesi ovviamente, come Legny, che parla dell'archivio monumento, l'archivio di una vita personale, artistica, così piena, così irripetibile. Parliamo di un archivio di circa 350.000 carte, ecco, immaginate. Quindi, però, questa definizione di archivio monumento forse oggi non rende al meglio quella che è in realtà la missione di questo lavoro. La missione di questo lavoro non è quella di avvicinarsi a un monumento, ma è quella di cercare di sondare quello che è il più grande dei misteri, cioè il mistero della creazione, e di attraversare, studiare queste pagine per provare a trovare le fila di quello che è stato il processo di una vita creativa così, così immensa. E nelle varie visite, ecco, perché alla fine sono state 4 o 5, poi nelle ultime, diciamo, tappe abbiamo lavorato a strettissimo contatto con Valentina, ci siamo resi conto che man mano, ecco, poi essendo questo sopralluogo appunto stato fatto in 4 o 5 battute, ovviamente altre mani sono passate. Fabien Gérard, che è il massimo, si può dire, conoscitore dell'opera di Bernardo, che ha lavorato con lui, che ha scritto con lui, che ha viaggiato con lui, spesso ci aiuta così a illuminare dei misteri o a decifrare delle grafie che lui riconosce subito. Però man mano che lavoravamo nella casa ci siamo resi conto che per noi, ecco, il lavorare nella casa, cioè che ogni stanza era vita, quindi ogni stanza era archivio, e in maniera quasi naturale abbiamo individuato dei nuclei di questi materiali strettamente associati alle varie stanze della casa, perché ovviamente il nucleo più vicino a Bernardo era quello delle sceneggiature. Quindi sulla sua scrivania c'erano tutte le sceneggiature, c'erano i manoscritti, c'erano gli appunti a penna sui blocchi, poi nella scrivania di destra c'erano le opere a lui dedicate o i progetti non realizzati. Quindi man mano quasi in una struttura diciamo concentrica, allontanandosi dallo studio che era il cuore evidentemente della creazione, della sua attività, man mano nelle stanze, nelle varie stanze della casa, inclusa la cucina. Ecco, avrete visto una foto un po' buffa in cui ci troviamo su un soppalco a catalogare quello che c'era dentro. Per esempio, nel soppalco c'è la gran parte dei materiali di produzione dei film di Claire, di sua moglie. O nella stanza definita stireria c'erano tutta un'altra serie di materiali meno appunto meno centrali, ma centrali alla produzione o altre attività. E poi c'era la stanza degli ospiti, cosiddetta la stanza degli ospiti. Quindi ci siamo resi conto che nel corso di queste visite, anche identificando varie tipologie di materiali, no? Quindi dalle fotografie alle sceneggiature ai soggetti,
oggetti, ai vari documenti di lavorazione. Man mano che stilavamo questo inventario si fissava con delle tipologie documentarie nelle varie stanze della casa, e così anche quando abbiamo organizzato il trasloco le scatole che sono arrivate a Bologna avevano le segnature, tutte le segnature archivistiche precise, ma stanza degli ospiti, per ricordarci bene. Ecco, nella stanza degli ospiti Valentina ci ha mostrato una stanza degli ospiti, c'era in particolare una libreria con molti, se ricordo bene, a sua memoria, molti libri anche sulla filosofia orientale, sulla meditazione, libri di varia natura, e c'era questo armadietto che forse avete visto, con una scatola di cartone inviata da Harrods, una spedizione, e dei rulli dentro. Quindi Valentina ci ha subito portato l'attenzione al fatto che non sappiamo bene poi da quale casa, da quale trasloco, in quale momento, perché la storia degli archivi è tutta una storia di spostamenti, di stratificazioni, diciamo così. Sono emersi questi rulli che abbiamo sistemato sul letto, abbiamo subito fotografato e che Valentina ci ha dato subito per capire un po' cosa ci fosse dentro. Ecco, quello che vedrete oggi è un assaggio, ci sono altri rulli ancora da scansionare, da visionare, sono dei frammenti, è un modo per rendervi partecipi di quello che, come Gianluca diceva, è un inizio del lavoro. Fabienne, vuoi dirci quello che stiamo per vedere? Vediamolo prima, va bene. Allora lo vediamo e poi ci ritorniamo sul palco. A metà strada, dopo... No, la cosa del riprendere, del non riprendere. Sì, no. Però sì. Non so se quello... Bene. La cosa di... Come? No, niente, vi preghiamo di non riprendere questi materiali, che sono ancora materiali privati, e quindi ci piacerebbe rimanessero ancora nel segreto di questa sala. Ancora perduti, tranne che nei vostri occhi, nella vostra memoria. Fabiana, beh, intanto è straordinaria la continuità di Bernardo, no? In fondo è come se avesse girato sempre la stessa cosa. E poi è molto emozionante di vederlo sul grande schermo. Sì. Questo è straordinario. Beh, vedere Giuseppe bambino è, devo dire che è qualcosa. E anche la famiglia Bertolucci al mare. Giuseppe è quasi un peone. Giuseppe sembra ripreso come in un in Che viva Mexico di Eisenstein. Esattamente, sì. E tra l'altro era una forte dei marmi, no? Era una forte dei marmi, ma poi dove lui dipinge invece era nella soffitta di Via Carini, dove ho ritrovato tantissimi quadri di Giuseppe bambino. E quindi è veramente... Insomma, sì, fa impressione, perché si va avanti e indietro. Originariamente avrebbe dovuto fare il pittore, anche Longhi l'incoraggiava a dipingere. E mi è tornato in mente il fatto che un giorno a Casarola, fine anni 80, Attilio mi disse: guarda, questo te la do, che era una macchina da presa 8 mm che Longhi aveva regalato, perché in realtà non sapeva usarla, vabbè, a chi lo posso dare? A Bernardo. E l'ha dato a Bernardo, e Bernardo mi dissero l'ha usata una volta, ha filmato un paio di cose, e io in quei giorni lì guardo la macchina, la apro e c'era un rullino dentro. Classico. E lo rinchiudo subito, però magari ci saranno due o tre fotografie. Cosa dici di questa morte del maiale, Fabien? Allora, tanto torno a Giuseppe un attimo, perché è bello vedere come concepisce le inquadrature, segue una... Molto narrativo, Sì. Fin dall'inizio, non sono documentari senso documentario. È una narrazione per immagine, sì. E mi ricorda anche il modo di vedere come Giuseppe sta preparando, come il contadino, l'ortino, sta preparando
tutto per il, l'uccisione del maiale, e questo è tornato fino, alla, fino a Io e Te, quando il ragazzo Lorenzo va a, a far fare i doppioni delle chiavi, e lì proprio tutto il certo. processo nel Sahara c'era il, la fabbricazione delle pizze di pane cotte dai Tuareg sotto la sabbia. Era quasi un piccolo documentario su quella cosa, perché l'interesse per come vengono fabbricate sì, le sì, cose. Esatto, c'è questa dimensione antropologica. Sì, esattamente. Che è incredibile in un ragazzo così giovane. Sì, 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 e questo vuol dire, per me risaliva molto ai tempi della via del petrolio, però lì siamo prima. Molto prima. E poi c'è quel momento in cui Giuseppe sta sul, sul terrazzo e comincia da un pezzo di carta che vola, portato via dal vento. Sì, che è la carta pennelli, che sì. conteneva i pennelli, sì. quindi c'è comunque una continuità narrativa sì, molto forte. È proprio l'inizio della Comare Secca, con queste carte che volano via, e no, aveva già tutto il suo universo che era... e per la morte del maiale devo dire che un paio di anni prima del 2018 mi disse un giorno: guarda che adesso devo scandalizzarti, che tutti questi rullini di cui si parla da tanti anni io veramente li ho buttati, che un giorno stavano nel baule della mia macchina, che erano rimasti con le piogge, e un giorno ho visto questo, erano tutti arrugginiti, buttiamo. E quindi sono convinto che queste cose non sapeva assolutamente, non so chi li avessi lì. E lui diceva sempre invece la teleferica l'aveva girato secondo la sua scaletta personale, tipografata, che aveva ritrovato Giuseppe di nuovo fine anni 80 in un cassetto. Era una scaletta della teleferica, e poi dopo, nei giorni insieme a Claire e Tiziana, avevamo ritrovato una cosa anche più ampia, quindi era molto scritto, però girato non sapendo superare la tappa del montaggio, aveva girato tutto in ordine cronologico, anche con le didascalie inversi, filmate tra due inquadrature in modo di essere nel posto giusto. E invece per la morte del maiale diceva sempre: io veramente lì sono rimasti tutti erano rimasti tutti i pezzi che non ho mai montato, perché non sapevo affrontare il montaggio. Invece però era già, era già filmato, era girato, montato in camera. Sì. Però è stato nel momento in cui il maiale ferito scappa, e lui un po', secondo me, nei suoi ricordi scappava nella neve, e lì era la magia del diretto, la sorpresa, la porta aperta che gli dava il senso di qualcosa in più del cinema rispetto all'idea di una scaletta precisa e un premontaggio scritto, se vuoi. E quindi secondo me lui ha cominciato un po' a fantasticare sui suoi ricordi e mi disse che quando girò la morte di Anna Quadri nel Conformista, gli tornava in mente l'idea del maiale nel sangue, lei della neve, lei vestita di bianco e le tracce di sangue nella neve, però non li aveva mai rivisti. Era dall'emozione di quel momento gli è rimasto, gli è rimasto, e poi ha cominciato a fantasticare su quelle cose. È un
Ah, no, volevo solo dire che la scaletta della morte del maiale in realtà l'avete vista prima proiettata, perché il titolo era Una giornata d'inverno, e anche in questo caso molte delle scene sono poi girate in ordine. Sì. Beh, perché girava sempre in ordine. E sono 3 mesi tra la teleferica, certo. Che agosto, d'estate. E novembre per il maiale. La teleferica a Casarola. Il maiale a Baccanelli. Infatti, e a Pra fu l'unico che li vide entrambi. Sì. E quindi, insieme a casa di Zavattini. E bocciò la teleferica e esatto. Promosse la morte del maiale. E secondo me i pezzi che abbiamo visto prima del maiale, dove ci sono un paio di vecchi di Casarola, potrebbero essere, ci vede anche la casa da fuori con le chiuse, sì, e perché nella scaletta della teleferica comincia che era anche la poesia, credo, di Attilio, sì, comincia sull'ora della siesta, e i bambini approfittano di quel momento per fuggire da casa. Sempre l'idea di fuggire da casa e di attraversare il villaggio e di andare verso i boschi. E quindi potrebbero essere dei provini o delle cose non usate, oppure ci avrà pensato dopo, dovrei inserirli lì, però come faccio? Però soprattutto l'idea di vedere la casa da fuori chiusa, secondo me potrebbe essere il percorso dei... le cose che attraversano i ragazzi andando verso il bosco. E poi avete visto il frammento con il prete e racconta in un... Vai. Questo è il progetto di Beati Morti, di cui parlò Attilio, ho anche il nome del prete, che è un ragazzo di Riana, il villaggio accanto, morto pochi anni dopo. E Beati Morti era il suo primo progetto di lungometraggio, che aveva 17 anni, cioè era l'anno prima della maturità e poi il viaggio a Parigi con Giovanni, e lì aveva l'idea di fare un film d'estate dal romanzo allora inedito di La 47esima, di cui ho dimenticato, di Ubaldo Bertoli, prefazione di Attilio, quindi lui aveva letto il manoscritto, il dattiloscritto o le bozze, e quindi si è innamorato di questa cosa tra i montanari durante gli ultimi mesi della guerra, in cui i tedeschi stavano, hanno visitato, rastrellando proprio tutto il nord Italia, e in particolare la valle del Bratica, dove c'era Casarola, visto che da bambino a 3 anni praticamente lui è stato confrontato con suo babbo Attilio all'arrivo dei tedeschi. E quindi c'era la ricostruzione di questo mondo di partigiani, però molto nelle loro abitudini di gente di montagna, abituata a fare tutto da solo, e proprio anche la loro vita quotidiana. E leggendo il testo di Beati Morti, che non è neanche dattilo scritto, è proprio scritto a mano, ci sono delle scene intere che si ritrovano in Novecento con i partigiani, però anche la vita dei contadini, il ballo con le ocarine, era già tutto in Beati Morti. E lui aveva anche fatto venire dalla Cittadella Film di Parma, di Antonio Marchi, un carrello enorme che è rimasto per 15-20 anni a Casarola, e Ninetta sempre dice: ma questo bisogna buttare quando questa lo porta cosa via. Però perché lui già aveva l'idea di usare il carrello
con questo quel progetto un po' folle, perché a 17 anni in quell'epoca lì, con i mezzi di allora, e aveva anche un contatto con un operatore di Visconti che aveva conosciuto, perché lui aveva filmato Mussolini e la Petacci appesi a Milano, Piazza Loreto, e lui era molto impressionato di aver conosciuto quel signore, e gli aveva detto sì sì, ma se mi chiami vengo. Quindi aveva già l'operatore, che poi aveva anche lavorato con Visconti. No, era già tutto, si ritrova il suo universo. E l'idea di Beati Morti, infatti c'era tutta una scena, uno dei personaggi, uno dei protagonisti era quel prete che veniva autorizzato, cioè il nuovo prete del paese, e vediamo l'arrivo, e c'era il fatto che i tedeschi lo autorizzavano a dare l'ultima messa, però aspettando tutti fuori, e lui faceva la messa e poi accompagnava i tedeschi che lo uccidevano. Sì, che era un po' la fine di Roma città aperta, in qualche modo, un prete che stava dalla parte dei partigiani. E sì. Allora passiamo al secondo e ultimo blocco, che è un blocco straordinario di immagini di backstage girati per lo più da Claire, anche se in alcuni si vede Claire stessa, quindi c'era evidentemente qualcun altro oltre a Claire a fare queste riprese sublimi sul set di Novecento. Dove lei era aiuto regia. Dove lei era aiuto regia, e si vede molto bene la vita del set e il dietro le quinte, come Bernardo lavora dietro la macchina da presa, si vede Storaro, come i due si alternano dietro la macchina da presa, si vedono alcune scene che conosciamo a memoria, memorabili, si vede Donald Sutherland, si vede Laura Betti, si vede Depardieu, insomma i protagonisti di questo film straordinario. Però non è un set come ce la... sorprende vedere questo set, almeno è un set molto... Beh, è un set molto diverso vivo, da sì. quelli di oggi, e sì. certamente molto poco hollywoodiano. Ah, Sembra un più una piazza. Una piazza. E lì vorrei aggiungere una piccola cosa, è che la magia per me di Novecento è che si sa che quando Bernardo aveva... 15 anni, anche meno di 15 anni, quando ancora stava, meno di 12, quando ancora stava a Parma, però forse anche sì, lui andava al cinema con Attilio e poi rifaceva con i suoi compagni figli di contadini, rifaceva i film che aveva visto. E tra questi compagni c'era Sante, c'era tutti i ragazzi che ritrovi adulti in Novecento e che hanno un dialogo con Lancaster, con Stalingrado, che erano gli attori che lui andava a vedere con Attilio. E lì, secondo me, è una magia di mettere questo mondo col mondo di Hollywood. E infatti ha rifatto La morte del maiale, c'è di nuovo anche lì, perché... Tante volte. Quello che lui vedeva là. Sì, sì, Novecento, anche la tragedia, in un altro modo, il progetto I Porci. Che poi non ha fatto, che era proprio sul un ragazzo di famiglia, sotto la fine dell'Impero Romano, che arrivano i barbari e due fratelli e sorella, due adolescenti, vivono in cantina perché arrivano i barbari, si nascondono. E il ragazzo a un certo punto decide di uscire e di patteggiare, si dice, sì. Coi barbari, che li insegnano tra l'altro a uccidere e a spezzare i maiali, che era sempre tutto legato.
E per chiudere il cerchio, ecco, ovviamente non ho prove per dire questo, ma siccome era una delle sale principali della città, è molto probabile che Attilio sia venuto a vedere film in questa sala. Certo. Sì, sì. Bello questo. Penso che siamo tutti felici di avere visto queste immagini e desiderosi che la Fondazione Bertolucci lavori a partire di queste immagini, e speriamo di trovarne altre. Non so se Valentina vuoi aggiungere qualcosa. Ringrazio tutti e sono molto, molto contenta di averle viste insieme a voi. Appunto, siccome ce ne sono tante altre, sicuramente avremo un'altra occasione per condividerle. Un po' le vedremo anche nel film di Luca, di Guadagnino. Grazie.